dopo infinite ore di viaggio, per l'esattezza 12, siamo finalmente arrivati alle Mauritius. Qui siamo a Pearl Beach, nella zona ovest dell'isola, a Flikon Flak per l'esattezza. È una zona che vi consiglio particolarmente in questo periodo dell'anno che è inverno, perché è molto meno ventilata, quindi più riparata e meno soggetta a temporali, quindi sicuramente farà più caldo in estate, però in inverno si sta benissimo. La temperatura è più o meno di 23-25 gradi e l'unica cosa poco positiva secondo me è che ci sono 2 ore di fuso in più rispetto all'Italia, quindi qui fa buio presto, alle 5:30 è già notte, esattamente come il nostro inverno italiano, quindi la giornata effettiva inizierà domani, perché tra poco sarà già buio. E niente, vi porterò domani con me alla scoperta dell'isola. Spero che l'idea di questo video vi piaccia. Vi mostrerò i momenti più belli della nostra vacanza e ci aggiorniamo domani. E visto che qui c'è un bello specchio a figura intera, ne approfitto per mostrarvi anche l'outfit che ho utilizzato oggi per viaggiare. Ho messo su questa t-shirt a mezza manica bianca di Find, che secondo me era perfetta per l'occasione, perché appunto sul davanti c'è la scritta in rosso Adventure Brings Happiness, la trovate su Amazon Fashion. Poi sopra ho messo questa felpa con la zip rosa di H&M, che ho acquistato apposta per questo viaggio, perché dovete sapere che in aeroporto, in aereo, fa sempre molto freddo, soprattutto se state sedute e non potete muovervi, quindi questa super approvata è stata perfetta, caldissima. Sotto invece ho messo questi jeans skinny di Zara dal lavaggio scuro, 5 tasche, veramente comodissimi, e ai piedi invece le mie espadrillas bianche di Moschino. Lo zainetto invece è di Guess, preso sempre su Amazon Fashion, così come le espadrillas, e gli occhiali sono di Celine. Ovviamente poi sopra io ho anche messo un giacchettino di jeans, perché la vecchia che in me esce sempre fuori. Vi mostro il mio look of the day allo specchio per il nostro primo giorno alle Mauritius. Ho indossato questo vestitino midi bianco in pizzo sangallo di Motivi, che ha tutta la schiena scoperta, ma al momento non riesco a farvelo vedere. Davvero molto molto carino e fresco. Ai piedi ho messo queste ciabattine con i fiorellini color bronzo di Bata dell'anno scorso, e la collanina questa con 3 catenine è di H&M. Gli occhiali sono Ray-Ban modello round, e l'orologio, questo qui bianco con il quadrante dorato che riprende la collanina, di Daniel Wellington. Ho abbinato poi questa borsettina in paglia abbastanza capiente con tutti questi fiorellini rosa e cipria in rilievo, davvero carinissima, perfetta per una giornata in spiaggia. Oggi andremo a fare il nostro primo giretto in barca dell'isola, quindi vedremo un pochino che cosa ci aspetta, come saranno le temperature. Spero di non essermi vestita troppo leggera, perché non ve l'ho detto, ma qui è inverno, fa comunque caldo, ma non caldissimo come ad esempio a Dubai, che c'erano più di 40 gradi. Vi faccio anche vedere la camera prima che la mettiamo in disordine. Questa è la zona del letto sui toni del bianco e del celeste, davvero troppo carina. Qui c'è una sedia, questa è la nostra vista. Siamo stati fortunatissimi perché abbiamo sia vista giardino che vista mare, dopo ve lo faccio vedere. Da questo lato invece abbiamo un altro lettino singolo, che in questo momento non vi mostro perché ci abbiamo messo sopra la valigia, e da quest'altra parte invece c'è la zona breakfast, quindi tè, tisane, eccetera eccetera. Qui c'è l'armadio, mentre qui c'è la sezione, diciamo, guardaroba. Da quest'altro lato abbiamo invece il bagno. La doccia è abbastanza grande, c'è anche la luce al suo interno. Qui c'è solo il water, e da quest'altra parte invece abbiamo ben 2 lavandini, così la mattina non litighiamo con un bellissimo specchio bello grande.
Questa invece è la vista. Abbiamo il balconcino con appunto le due poltroncine con il tavolinetto, e questo è il giardino, stupendo, c'è una vista bellissima su tutto il resort e da questo lato c'è il mare, davvero meraviglioso. Tra l'altro questa stanza l'avevo già vista su Instagram e me ne ero innamorata, però non pensavo che effettivamente me l'avrebbero data, e invece è stato così, sono felicissima. Pronti per il nostro primo giro? Ritorno dal nostro giretto in barca e vi mostro il secondo outfit della giornata. Sto andando a prendere un po' di sole in spiaggia, perché per il momento non faremo altre escursioni perché oggi non ce ne sono in programma. Quindi vi faccio vedere che cosa ho indossato. Ho messo questo copricostume color panna con questi ricami qui al centro di Zaful, e sotto invece ho messo questo costumino con il triangolino di ASOS, verde con le palme, con tutte queste nappine che vi ho mostrato nell'ultimo video haul sugli outfit da vacanza. Lo slip è veramente molto molto sgambato, non so se si riesce a percepire, forse è meglio che non vi mostro nient'altro. La borsa è quella che avevo su questa mattina e le ciabattine lo stesso, quindi sono prontissima per andarmi un po' a rilassare finalmente. Comunque non avevo ancora avuto modo di mostrarvi il mio nuovo taglio di capelli qui su YouTube. Devo dire che ne sono completamente soddisfatta, guardate, sono della lunghezza giusta, non mi danno nessun fastidio qui sulle spalle, quindi non fanno strane pieghe, sono veramente bellissimi. Era un anno che desideravo questo taglio e non vedevo l'ora. Troppo belli, troppo soddisfatta, lo so, me la sto cantando e suonando da sola, ma cioè li adoro. Buongiorno, nuovo look. Oggi stiamo andando alla spiaggia di Le Morne, che è una delle più belle dell'isola, quindi ho grandissime aspettative, e ho indossato quindi un look da spiaggia perché in teoria dovremmo prendere il sole, in pratica non lo so perché non si vede al momento. Ho messo su questo bellissimo copricostume con tutti questi pendagli color panna che ho preso in un negozio qui vicino. È fatto in maniera totalmente artigianale, quindi a mano, tutti questi bei ricami qui sul décolleté, e c'erano gli sconti del 50% fortunatamente, quindi l'ho pagato sui 45 euro. Penso che a prezzo pieno costava 90, ecco, in quel caso non l'avrei mai preso, però devo dire che sono molto soddisfatta, è carino. Sotto ho messo questo costume tutto leopardato sui toni del panna e del grigio che mi ha regalato una mia amica diverso tempo fa, questa è la prima volta che lo indosso, mentre sotto ho messo questi shirts sempre leopardati con il ricamo di pizzo sul fondo e il fiocchetto di H&M. Li ho indossati appunto perché questo copricostume, come vedete, è abbastanza corto e mi si vedeva il sedere. Ai piedi ho messo sempre di H&M queste ciabattine con il fiocco e le righe che vi ho mostrato sempre nel video haul dedicato, e come avevo detto in quel video, purtroppo mi vanno piccoline, però le metto lo stesso. Quindi questo è il look del giorno. Dire che questa
spiaggia è stupenda, mi sembra alquanto riduttivo. Questa mattina siamo arrivati e c'era un tempaccio, pioveva, tirava vento, faceva anche abbastanza freddo. Invece per fortuna adesso è uscito il sole e non vi dico, l'acqua è veramente cristallina, la sabbia è bianchissima, è uno spettacolo. Total look Terranova, veramente semplicissimo e super basic. Ho messo questi shorts color cammello modello a caramella a vita alta con questo elastico qui in vita. Sono veramente bellissimi. So che sono disponibili anche in altre varianti di colore, stavo pensando di prenderne un altro perché veramente sono molto belli e vestono bene. Il toppino è questo qui bianco tutto arricciato con lo scollabarca e i bottoncini tartarugati che secondo me riprendono alla perfezione lo shorts. Sotto ho messo sempre loro, le mie inseparabili espadrillas bianche di Moschino. Non so se effettivamente qui la luce sia fantastica per mostrarvi gli outfit allo specchio, però purtroppo non c'è un'altra postazione. Metterò poi lo zainetto bianco di Guess e un giubbino di jeans perché sicuramente così farà un po' freddo. Oggi andremo al parco Casela, che dista tipo 15 minuti dal resort, e faremo il safari con i quad. Sono abbastanza preoccupata visto che alla guida ci sarà Francesco, ma sono curiosissima di vedere il parco, di scoprire gli animali che ci sono. Ho intravisto da Instagram che ci sono sia le giraffe che i leoni, quindi non vedo l'ora di andare e di scattare milioni di foto. Siamo arrivati, adesso questo bus zebrato ci porterà nella zona safari dove ci sono tutti i quad. Siamo pronti! Mamma mia, sembra che sto per andare sullo spazio! No, ma sono bellissime! Ciao zebre! Ciao! Stupende! Amore, com'è la nostra esperienza? Bellissima! Quasi vola! L'unico pazzo sono io, però non posso fare niente. Franca vuole scendere, ha detto che sicuro se ne vuole andare con quello della sicurezza. Sì, deve andare con quello della sicurezza. Oggi vi mostro anche l'outfit of the night, visto che questa sera ci regalano la cena per le coppie in viaggio di nozze. Siamo in totale 5 coppie e questo è il vestitino che ho scelto di indossare, che in realtà è una tutina ed è di Zara con queste aperture qui laterali, davvero molto carina, super floreale, perfetta insomma per l'occasione. E sotto ho abbinato questi sandali di Manbur con il mezzo tacco e davanti hanno questo bellissimo fiorellino. Quindi questo è quanto e ci aggiorniamo domani. Buongiorno ragazze, una nuova giornata inizio e vi mostro l'outfit che ho indossato. Ho messo su questo vestitino in pizzo sangallo bianco molto frufru di Zara dell'anno scorso, davvero carinissimo, fresco e leggero. Oggi andremo in escursione all'Isola dei Cervi in catamarano, è la nostra prima volta in catamarano tra l'altro e sono veramente molto emozionata. Come al solito qui il tempo la mattina non è proprio favoloso, ma spero che si aggiusterà durante il corso della giornata. Penso che poi sopra ovviamente metterò qualcos'altro, ma ormai mi conoscete, vero? Quindi andiamo! Bye.
io ero convintissima che quest'isola si chiamasse Isola dei Cervi perché appunto c'erano i cervi, ma in realtà mi sono resa conto che non è così, perché non ci sono, ma me ne ero già accorta cercando su Instagram foto di questo posto che i cervi non c'erano, e adesso ne ho avuto la conferma. Abbiamo visitato la zona sud dell'isola, che era l'ultima che ci mancava per completarla praticamente tutta. Non sono riuscita purtroppo a portarvi con me perché avevo la card della macchina fotografica piena, però è stata una giornata veramente molto interessante. Abbiamo visitato un tempio indù, è stata la nostra prima volta ed è stato davvero emozionante, molto molto bello. Dopodiché siamo andati a visitare una fabbrica di velieri, dove fanno appunto i velieri a mano, lavorano a mano il legno, veramente fantastico. Abbiamo acquistato anche dei dodo, che sono gli uccelli tipici del posto, rintagliati in legno, stupendi ragazze, davvero stupendi. Vi consiglio di prenderne almeno uno se venite qua. E dopodiché siamo stati a Chamarel, al geoparco, dove abbiamo visto la cascata più alta del mondo, davvero impressionante ragazze, qualcosa di super super suggestivo, che ho visto che vi è piaciuto veramente tanto su Instagram. Se riesco vi posto qualcosina qui, qualche foto, qualche stories, mentre se mi seguite su Instagram avete sicuramente già visto. E poi abbiamo visitato le sette terre colorate, che sono secondo me uno spettacolo della natura. Vedete queste montagnelle di terreno di diversi colori, sono terre bruciate dove comunque non ci cresce nulla sopra, e sono veramente particolari e caratteristiche da vedere. E nulla ragazze, dopodiché siamo ritornati qui al villaggio. Sicuramente è una zona dell'isola che vi consiglio di vedere, perché è davvero molto molto bella, così come anche tutto il resto delle escursioni che vi ho fatto vedere in questo video. Secondo me valgono assolutamente la pena, e soprattutto il prezzo, perché sono delle esperienze e dei momenti secondo me indimenticabili. La nostra ultima passeggiatina mattutina prima di tornare a casa. Queste sono le nostre ultimissime ore qui a Mauritius, e quindi è arrivato ufficialmente il momento di tirare le somme su questa bellissima vacanza, che per noi è stata davvero indimenticabile. Qui ci sono degli angoli di paradiso stupendi, che io penso di non aver mai visto in tutta la mia vita. Siamo rimasti veramente molto soddisfatti di tutto, in particolar modo del resort che ci ha ospitato. Qui il personale è stato veramente gentilissimo, attento, disponibile. Gli organizzatori del Vera Club sono italiani, quindi parlano benissimo l'italiano, mentre il personale parla sia inglese che francese. E il cuoco è italiano di Roma, cucina da Dio ragazze, quindi vale la pena venire qui solo per il cuoco, perché sicuramente non morirete di fame. Infatti Francesco penso che non finirà mai di ringraziarlo, visto che qui ogni sera fanno una cucina internazionale diversa, e lui penso che in una settimana non abbia mai preso nulla dal buffet. E calcolate che quella che ha delle intolleranze alimentari sono io, e io non mi sono fatta praticamente mai cucinare nulla dal cuoco, tranne nella serata indiana, perché veramente non mi piaceva nulla, ma per il resto ho sempre preso tutto dal buffet. Quindi io devo dire che riesco ad adattarmi un po' di più, nonostante i miei problemi, mentre lui invece non si adatta per niente, perché è viziato. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda i prezzi, molte di voi mi hanno fatto questa domanda su Instagram: come sono i prezzi? Allora, essendo una zona turistica, ovviamente loro qui vivono di turismo, e sicuramente i prezzi non sono così bassi come mi aspettavo, sinceramente. Sono molto alti, calcolate che noi abbiamo speso una cosa come 200 euro di souvenir, e non ci è mai successo in nessuna parte del mondo.
O meglio, noi siamo stati principalmente in Europa, non abbiamo mai speso così tanto di souvenir. Quindi sì, i prezzi sono abbastanza elevati, così come per le escursioni. Le escursioni devo dire che sono abbastanza abbordabili rispetto al resto, però comunque non costano poco. Noi abbiamo fatto le escursioni sempre tramite il resort, però se voi volete venire qui e non volete prenotare in un villaggio, quindi magari su Booking per esempio, e volete esplorare l'isola, vi consiglio o il taxi, oppure ci sono proprio delle persone che fanno questo di lavoro e che vi portano. Noi abbiamo preferito affidarci insomma agli organizzatori del villaggio, perché per una sorta di sicurezza, anche perché comunque poi è tutto organizzato, vi prendono, vi portano, c'è la guida, vi spiegano tutto nel dettaglio, quindi le escursioni sono fatte molto bene e ne vale la pena. Noi in una settimana siamo riusciti a girare completamente l'isola da nord a sud, a est e a ovest, quindi davvero in una settimana vedete tutto, vi godete il villaggio, non vi stressate, quindi non c'è bisogno di rimanere qui un mese. Anche perché, insomma, come vi dicevo prima, i prezzi non sono proprio abbordabilissimi. Quindi, ragazze, io spero di essere stata il più chiara ed esaustiva possibile. Se avete altre domande, non esitate a farmele giù nei commenti, che vi rispondo tranquillamente. Io vado a chiudere le valigie e mi viene da piangere. Giuro, vado a chiudere le valigie, a luna arriverà il transfer che ci porterà all'aeroporto, faremo scalo a Dubai e poi domani mattina arriveremo a Roma Fiumicino. Quindi niente, il video finisce qui, grazie per aver vissuto con me questa bellissima esperienza, mi viene da piangere, e ci vediamo presto in un nuovo video.